attraverso il nesso. Il nesso, il filo logico delle cose. Quello che lega la causa all'effetto, l'effetto alla causa. Non c'è più. 50 anni fa c'era. Le cose erano collegate, articolate. Oggi chi comanda? Comanda l'ultimo che parla, l'ultimo che dice quello che non sa che dice, ma lo dice e comanda. Pensate, due blocchi contrapposti, Unione Sovietica, America. E che cosa fanno? Certo, si fanno una scorta di missili nucleari, ma gareggiano. Pensate, gareggiano per conquistare la Luna. Sapete come sarebbe andata oggi? Google avrebbe sfidato Amazon, Amazon avrebbe sfidato EasyJet, EasyJet nel frattempo sarebbe arrivata sulla Luna e avrebbe messo una bella pubblicità. 50 anni fa mia nonna diceva no, Dio proibisce di andare sulla Luna. E ditemi oggi cosa proibisce Dio? Niente, non proibisce più niente. Non proibisce l'abbercagliamento terapeutico, non proibisce la genetica, l'intelligenza artificiale. E dunque si è perso il nesso. Perché questi sono tempi da salvanda. E io ho perso il nesso. Ho perso il nesso. Lo ricordo benissimo, il tinello dei miei nonni. Entrando sulla sinistra c'erano due poltrone imbottite, rivestite di un brutto tessuto fiorato a fondo marrone. Al centro un portarivista di legno e un posacenere di quelli a colonna, quelli che spingi per buttare dentro le cifre. Di fronte era una stanzetta 3x3, c'era un mobile con la televisione bianca e nera, un telefunken. Ricordo bene che il silenzio, uno strano stato d'attesa. Io lo ricordo benissimo, ero seduto in terra, fra le due poltrone, e accanto a me c'era il mio fratellino, che non era andato a dormire perché in fin dei conti erano le 10 di sera, era un'estate, era una domenica d'estate, quindi il giorno dopo non andavamo a scuola. Quando il telecronista gridò, ha toccato, io alzai gli occhi e guardai mio nonno. Mio nonno era nato alla fine dell'Ottocento, quando i lampioni stradali erano a gas, non c'erano le auto, non c'era la TV, non c'era la radio, non c'era il telefono, figuriamoci andare sulla Luna. Lo guardai e stava sorridendo con gli occhi pieni di meraviglia. Ecco. Questo per me è la notte dell'allunaggio, il sorriso del mio nonno Benedetto. So che si chiama Via Gorizia, meno male che è venuta la voce, già ce l'ho poca. Via Gorizia è qua dietro, dietro la cattedrale. E il mio appartamento era piccolino. Avevo 12 anni e mi ero appena messo gli occhiali e non mi piaceva la cosa. Però c'avevo casa popolata di gente, perché in due camere e cucina ospitavamo anche la zia e i cugini di Roma. Uno si chiamava Michele, ma lo chiamavo Mike, perché c'era Mike Buongiorno che nelle televisioni di tutta Italia faceva innamorare tutte le donne. Allora la zia, probabilmente innamorata di Mike Buongiorno, mio cugino Michele lo chiamava Mike. E casa mia era affollatissima, mamma che sfornava supplì uno dietro l'altro, mio padre che fumava nervosissimo. E c'era mio fratello Giulio che voleva fare a botte con me perché era notoriamente facinoroso, e mio fratello più piccolo Lucio Mario che invece ci guardava fare a pugni come Cassius Clay, e mia sorella piccolina che era in braccio alla zia. E ad un certo momento sul fonola 24 pollici compare questa immagine in bianco e nero, sgranata, e Civitavecchia si ferma. C'erano le finestre aperte all'epoca perché non avevamo i condizionatori d'aria, faceva un caldo boia.
qualche televisione era più alta, qualcuna più bassa, e in tutta la città, in un silenzio irreale, ascoltammo quella telecronaca incredibile. Era accaduto qualcosa di magico. Per la prima volta un evento in Italia diventava collettivo. E tra noi, voi dove eravate quella notte?